Sono dire che noi siamo molto contenti di questa possibilità per i nostri tirocinanti, insomma, perché sarà assolutamente un'esperienza, credo, molto utile per loro, proprio in un mondo non semplice, il vostro, insomma, e che siamo riusciti anche ad inserire i due dipartimenti, giurisprudenza e studi umanistici, per chiaramente degli aspetti diversi, spesso delle lingue, a studi umanistici, gli aspetti più giuridici, no Stefano, da voi, e segue anche una collaborazione anche con la prefettura, a cui ci teniamo molto, per cui ringraziamo e speriamo che portano anche loro qualcosa di utile, insomma, nei vostri uffici, anche uno sguardo reciproco fra i nostri mondi è importante. Grazie mille. Ringrazio a mia volta, perché è importante che ci sia un connubio tra e una collaborazione tra la questura e l'università, con cui abbiamo in piedi numerosi progetti e che anche quest'anno vedremo di portare avanti, tipo gli incontri con gli studenti. Questa la particolarità di questo protocollo è la reciproca utilità, perché noi siamo ben contenti di accogliere gli studenti per inserirli in prova nel nostro mondo, perché potrebbe essere un'opportunità che gli viene data per il futuro, un'opportunità di valutazione per considerare anche un futuro all'interno della Polizia di Stato e per vedere come funziona il nostro mondo. Noi come Dipartimento di Giurisprudenza siamo veramente lieti e orgogliosi, perché abbiamo già mandato ragazzi nelle procure, nei tribunali, abbiamo mandato lo scorso anno in prefettura, quindi chiedo che si possa dire che abbiamo chiuso un po', no, in un circuito per gli stage con la questura. Devo dire che le parole del questore hanno già avuto riscontro nella realtà, perché a seguito dei seminari che noi abbiamo avuto con la questura lo scorso anno, dei ragazzi ci hanno chiesto di come si entra in Polizia di Stato. Una mia laureata mi ha chiesto che vuole diventare commissario, e quando abbiamo fatto, poi era il rettore presente, una conferenza stampa in una prefettura, noi abbiamo degli studenti che sono nati qui italiani, ma che hanno i genitori della Tunisia, dell'Egitto, e che quindi parlano la lingua, quindi credo che e sono degli ottimi studenti, credo che possano, insomma, essere veramente diciamo così utili per, come diceva il questore, proprio con l'approccio con l'immigrazione.